Linea diretta, la CGL risponde come ogni giovedì alle 13.15. Buongiorno e ben ritrovati. Abbiamo una sfilza di domande, le più difficili, come abbiamo detto, raccolte in tutta la settimana. Buongiorno e ben trovato Pierluigi Cacco, amministratore delegato del servizio di Treviso SRL. Buongiorno. Perché avete visto, l'avete intravisto, già tornato, no? Avete già visto in queste immagini, è tornato Graziano Basso. Quindi ricordatevi 0422 427 907. Noi ne abbiamo preparate, no Monica, di difficili, difficilissime per Graziano. Però aspettiamo le vostre da casa, quelle due o tre no, che, signore che so che hanno delle cose ben precise da domandare. Casa, tasse, scadenze varie, IMU, TASI, insomma ci siamo. Quindi approfittate di questa mezz'ora, 40 minuti insomma, che passeremo insieme per fare le domande più complicate. Ciao Graziano, ben trovato. Ciao. Graziano Basso, grazie. Responsabile dei servizi di Treviso SRL, responsabile fiscale, invece Monica Giomo, sempre ciao Monica, direttore servizi Treviso SRL. Allora, Cacco, dobbiamo cominciare. Innanzitutto cambiata la data dello sciopero, giusto? Sì. Dobbiamo precisare questo perché... L'avevamo già detto l'altra volta. Che... Noi l'avevamo detto, Rete Veneta, quando si polemizzava sul ponte, non se ne diceva, ah ma c'è il ponte, io allora dissi, guardate che se diventa unitario, poi vedete si sposta anche la data. Però non è proprio unitario, no? Non è, non so come si dica quando c'è solo la UIL, la CISL non ha aderito, ha aderito insomma, partecipa anche la CISL, è stato spostato al giorno 12 e quindi credo che come abbiamo già detto qui, insomma, sia il sindacato faccia il proprio mestiere e che quindi porti le istanze dei lavoratori in piazza. Diceva Monica, c'era un titolo un po' polemico sui quotidiani di qualcuno che dice, risponde in buona sostanza Renzi, io creo lavoro, loro fanno sciopero. Ma questa cosa... No, che noi facciamo sciopero, è vero, ha ragione, che lui crei lavoro, aspettiamo un po'. Mm. Io spero che sia come dice lui. Noi facciamo sciopero perché dentro ci sono... Dentro nelle cose che il governo sta facendo ci sono delle cose che non vanno bene per i lavoratori e i pensionati. Noi rappresentiamo i lavoratori e i pensionati, facciamo le nostre proteste, gli imprenditori faranno il loro e così via. Se il governo crea lavoro, bene, noi non faremo più sciopero quando abbiamo visto che ha creato lavoro. Ma su questo benedetto articolo 18, che poi è un po' la modifica anche delle ultime ore, no? Giusto per ricordare il quadro, perché ci vuole uno schema, perché ormai tanti sono i dettagli e le declinazioni dello stesso articolo 18, le applicazioni, che bisogna un po' restare coi piedi per terra. Le due eccezioni, diciamo, intanto il Job Act cancella l'articolo 18, il diritto al reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, restano due eccezioni che riguardano i licenziamenti disciplinari e quelli discriminatori e quelli disciplinari. Il reintegro resta se l'allontanamento dal posto di lavoro è dovuto a motivi basati sul credo politico, chiaro, sulla fede religiosa, no? Poi licenziamenti disciplinari, il diritto a essere reintegrati sul posto di lavoro resta anche per i licenziamenti disciplinari immotivati, quando cioè l'infrazione contestata non sussiste ma solo per specifiche fattispecie. Questi casi specifici saranno definiti nei decreti attuativi, questa poi è un'altra nuova preoccupazione. Insomma, a parte questi due casi limite, non è previsto il reintegro in caso di licenziamenti senza giusta causa, ma un indennizzo economico. Su questa cosa una mezza vittoria vostra o no? O di una certa parte, poi si dice, del Partito Democratico? Cioè, ma in qualche maniera si ammorbidisce o no? Ma io non ho mai creduto in questa vittoria o non vittoria. L'articolo 18 ormai veniva usato, il reintegro, perché l'articolo 18 è già stato modificato più volte, compreso dalla Fornero. Anche dalla Fornero si esatto, rivendica questa modifica. Esatto, e in tanti casi c'è la compensazione economica, quindi comunque non era un problema. Non so quanti reintegri ci siano stati, ma a Treviso, non lo so, insomma, cercatelo, è interessante capire. Il punto invece era un altro, è che l'articolo 18 era un deterrente. Io una volta dissi, era un deterrente anche per lo stesso imprenditore. Certe volte si va a scontri in un momento magari anche di rabbia, via discorrendo. L'articolo 18 faceva un po' riflettere, era un deterrente. Se il governo Renzi vuol vendere questo come un mercato di investimenti più libero in Italia, spero abbia ragione, poi non risolve, spero abbia ragione, chissà se questo porta più investimenti perché gli imprenditori si sentono più liberi di assumere chi vogliono. Certo. Non lo so, dico che è uno scontro ideologico e che non serviva, ma nemmeno non è questo il problema, poi tutto sommato il problema è solo gli investimenti, il lavoro di chi non ce l'ha, i giovani, gli anziani, il disagio che abbiamo, tutte queste sono, certe volte tu puoi rinunciare anche
a un diritto come questo se in cambio hai una situazione che ti porta a stare meglio tanta altra gente? Non lo so. Questo vedremo anche nei prossimi mesi. Comunque, allora, lo ricordiamo sempre in queste ultime settimane, un po' riaccendersi di alcuni contrasti anche a livello sociale, insomma, questo l'abbiamo raccontato più volte. Allora, 0422 427 907, quindi approfittatene, domande, case, tasse, scadenze e tutto il resto. Monica, veniamo a te, anche perché c'è questo benedetto 730 precompilato di cui parliamo ogni volta. Settimana scorsa abbiamo detto che era ufficiale, vero? Era stata la settimana scorsa, sì. Mi pare avessimo annunciato poi l'ufficialità. Perché è vero, Monica non c'era. Precompilato, non avevo detto che poi. Certo. Che restano tutta una serie di. Purtroppo ci sono ancora elementi che. Ma dico io, Monica, dici quello. No, ci sono ancora alcuni elementi. Adesso finalmente è arrivata la delega. Cioè, tu per. Intanto ai cittadini, ai nostri utenti dico venite da noi, perché comunque sarà complessa la vicenda e questo primo anno sarà insomma più che complessa anche per gli esperti informatici. Cioè anche se vi arriva con tutti i numerini. Cioè anche per gli esperti informatici, fare da sé è un grave rischio. Quindi per chi si reca al CAF CGL, che ovviamente tu sai è il migliore CAF del mondo, chi si reca al CAF CGL... è garantito su tutto e per tutto, sia se deve confermare il suo 730, sia se deve modificarlo, sia se deve aggiungere delle cose per avere dei bonus fiscali. Ora, lui avrà nel suo cassetto fiscale il 15 di aprile, nel suo cassetto fiscale avrà i suoi redditi, può accedere lui tramite il suo PIN oppure venire da noi. Adesso sarà capire come gli danno il PIN, adesso alcune cose sono da capire. Viene da noi, perché se lo fa lui, può dare conferma a lui, può modificarlo, ma ovviamente diventa complesso ed è anche un'assunzione di responsabilità non indifferente. Se glielo facciamo noi, viene da noi, noi dobbiamo entrare nel flusso, si chiama flusso, come dei dati fiscali. Per accedere al flusso di quel signore, noi dobbiamo avere una delega. Con la quale delega lui ovviamente ci dà la liberatoria per poter accedere a questo flusso, prendere i suoi dati, lavorarli e rinviarli con tutti i sacri crismi, perché noi lavoriamo con tutti i sacri crismi, non so perché si chiamano così, ma insomma si dice così. Sappiamo bene. E verificate la correttezza del riferimento di facciamo, questi dati, controllate, giusto questo. Controllate, modifichiamo, riguardiamo tutti i documenti e rispondiamo. Cioè in caso di errore rispondiamo. E rispondete voi. Noi, compreso quest'anno, ed è l'assurdità, di quello che avrebbe dovuto pagare l'utente. Ora stiamo stabilendo anche le tariffe che saranno tariffe per quel che riguarda noi, perché noi non viviamo di aria, insomma, no? Saranno tariffe ovviamente molto accettabili rispetto al lavoro che facciamo e diamo la garanzia. Attenzione, permettetemi di rubare qualche minuto oggi, dico a tutti i cittadini che devono fare il prossimo 7.30, attenzione a due cose. Ad oggi non esiste più l'autocompilato. Il precompilato che intende il governo è quello che fa l'Agenzia delle Entrate, che tu trovi nel tuo cassetto fiscale. Quello si chiama precompilato. Il famoso autocompilato, cioè quelli che venivano da noi, che se lo compilavano loro e venivano da noi a consegnarlo e noi dovevamo lavorare per quattro soldi, perché non prendevamo nulla e per l'utente era gratis, non c'è più. Chiaro? Cioè quello che se lo fa da solo. Non esiste più, se lo fa tramite il suo PIN nel sito. Certo. Non esiste più che ti vieni a fare lavorare a me gratis. Allora, aspetti Cacco, perché dobbiamo dire tante altre cose, ci sono un po' di telefonate in attesa. Allora, ne sentiamo subito una, Monica, poi ci dici tu qualcosa in più anche sul precompilato. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Nadia da Treviso, la solita. Buongiorno Rossi. Nadia, eccoci qua. Buongiorno. Niente, io volevo segnalarvi, ieri ho ricevuto dal comune di Treviso Ugetto, IMU e TASI più semplici. Praticamente mi sono arrivata queste carte, e, però a nome di mia mamma, che è 2 anni, che è deceduta. Io... nel 2013, il 4 febbraio, ho fatto al comune la segnalazione che la casa veniva intestata a me e mio marito. Ho fatto tutto in regola. Dopo 2 anni mi chiedono l'IMU e la TASI a nome di mia mamma. Ma come funziona il comune? Senta,
ci rendiamo conto, ho telefonato in comune, una bella signorina mi ha risposto che devo compilare la carta dietro per dichiarare che è intestata a me e a mio marito e mandargliela, ma non compete a me, io so di essere a posto. E di aver già fatto tutto. Bene. E anche ho pagato. Grazie, e non Nadia. Trovo giusto queste cose che succedono in e mi ha buttato giù il telefono. Pure, accidenti. Grazie, arrivederci. Grazie Nadia, buona giornata. Grazie, sì, beh, certo, un po' un'assurdità, va bene. Quindi, Monica, allora, al di là di questa storia personale che ci ha raccontato Nadia, insomma, che è interessante anche per capire un po' i disguidi, poi certo in questo momento. Una cosa solo, sì. Là bisognerebbe capire se la signora ha presentato la dichiarazione di successione, perché se la signora ha presentato la dichiarazione di successione entro i termini, l'ha presentata all'ufficio di registro, automaticamente viene registrata una copia in più della dichiarazione di successione e funziona come comunicazione al comune di residenza e al comune di ubicazione dell'immobile. Ci scatta. Sì. Quindi entro un anno, giusto? Entro un anno dal decesso. Bravo, hai studiato. Abbiamo parlato settimana scorsa. No, comunque era importante che sia fatto quel passaggio. Poi per quanto riguarda eventuali tasse consortili, tipo può essere l'immondizia, il consorzio di bonifica e quant'altro, bisogna comunque fare una comunicazione via fax compilando un modellino con la variazione dell'intestatario. Quindi Nadia, la successione se è stata compilata, ci so che ci sta seguendo ancora, se è stato fatto il tutto per la successione. Quindi questo era. Mentre per le cose consortili. Se non ha fatto la successione. La successione è ancora in tempo per farla, viene nei nostri uffici, siamo a disposizione per fargliela e fargli il ravvedimento se siamo entro i termini. Dico, ritorno alla grande, grazie. Bravissimo. Allora prepariamo un'altra telefonata, 0422 427 907, scusa, già Monica, volato un quarto d'ora, no, giusto, grazie anche perché Nadia insomma ci ascoltava ancora, già volato un quarto d'ora, ma è colpa di Cacco come sempre, l'abbiamo detto. Monica, cosa ci siamo dimenticati? No, ritornando un attimo sulla questione della dichiarazione precompilata, sì, messa a disposizione appunto dal governo, dal 15 aprile, dobbiamo un po' ricordare alle persone, come diceva Pierluigi, sicuramente di continuare a rivolgersi, in questo caso al CAF CGL, dove si sono rivolti sempre anche l'anno scorso, e noi daremo l'assistenza in tutte le situazioni, sia che la persona desideri utilizzare appunto la dichiarazione precompilata messa a disposizione del governo, oppure come è previsto dalla bozza, perché le istruzioni devono ancora essere pubblicate, quelle definitive, potrà utilizzare i sistemi ordinari e quindi portare a noi tutta la documentazione e valuteremo chiaramente come sempre la conformità dei dati e predisporremo la dichiarazione, quindi o in un lato o in un altro noi procederemo tranquillamente. Ordinari, cosa vuol dire ordinari? Cosa ordiniamo? Ordinari, nel senso loro utilizzano proprio questo termine nelle istruzioni o nella bozza, e noi ad oggi supponiamo che l'agenzia voglia dire, ma attenderemo chiaramente il provvedimento stesso dell'agenzia, che la persona appunto non usufruisce del canale messo a disposizione per la prima volta quest'anno dal governo e quindi la dichiarazione precompilata, ma si può rivolgere a un CAF o a un professionista con segnando la sua documentazione relativa appunto ai redditi 2014 e noi procederemo a predisporre la dichiarazione e a trasmetterla all'Agenzia Entrate senza utilizzare il canale della precompilata come l'anno scorso, basta venire da noi. Salvi precompilati. No. Sì, gli autocompilati, autocompilati per non far confusione. Gli autocompilati. Comunque anche chi faceva l'autocompilato venga da noi che risolviamo tutto. Ma noi procederemo tranquillamente come sempre ad invitare le nostre persone, manderemo a casa l'invito, quindi loro non si accorgeranno di fatto di questo trambusto, insomma di questo cambiamento. Cioè la lista che avete di quelli che già si rivolgevano a voi, verranno contattati. Li inviteremo e chiaramente chi vuole usufruire del nostro servizio lo potrà fare tranquillamente dal prossimo anno. Però tu hai segnato delle date. Sì, ho segnato delle date perché nel cammino di questa dichiarazione precompilata dobbiamo ricordarci che comunque una data importante è per l'anno 21 il 7 marzo, che è la data entro la quale tutte le aziende, IMSS compreso, deve andare a trasferire all'Agenzia Entrate i dati reddituali di ciascun lavoratore o pensionato e deve fare anche che cosa? Deve anche consegnare il modello cartaceo naturalmente alla persona. Questo vale per i lavoratori ma non vale per i pensionati.
pensionati, cosa che ormai da alcuni anni purtroppo l'INPS ha deciso che non spedisce a casa, sai, il solito bustone a inizio anno, si fa quella, contenente il modello tutto in CUD. Internet, no? Sì, esattamente. Certo, proprio per gli anziani, che no, giusto una cosa. Sì, esatto, per agevolare, per agevolare un po' le cose. No, no, nel senso che per un commento, cioè, intendevo dire, io mica... Aspetta Monica che abbiamo un'altra telefonata, pronto? Prego, parli pure, con chi parliamo? Con Claudia da Padova. Prego Claudia, dica. Io ho una invalidità dell'85% e non posso accedere alla pensione di invalidità perché la soglia, non posso superare i 4.600 euro annui. È una regola fatta dal sindacato, mi hanno detto. Quindi io ho una rete di 5.000 euro all'anno, no? E non posso avere la pensione di validità, che sarebbe sui 280 euro circa, perché no, supero di pochissimo i 4.600 euro all'anno. Allora, è una regola fatta dal sindacato, mi sì, che legifera, come sappiamo. Allora, aspetti solo un secondo, Claudia, resti in linea, credo che Graziano... giusto per capire qualche dettaglio sicuramente in più. Sicuramente il sindacato non legifera, per cui sono leggi demandate dal Parlamento italiano o dal governo. L'unica cosa che molto probabilmente deve rivolgersi al patronato, Inca soprattutto, che le controlla la veridicità di questa cosa e fa i conti correttamente per vedere se lei rientra o non rientra nella pensione di invalidità. Questa è una cosa che esula dalla parte fiscale, dall'aspetto fiscale, è una cosa prettamente contributiva, per cui è assistenziale, perché si occupa il patronato, cosa per cui per questi casi qua è molto importante, e stanno già anche cercando di togliere fondi. Esatto, 150 milioni. Claudia, hai già provato con un patronato? Patronato Inca? Non conosco il patronato Inca, sinceramente. Allora, va presso la sede CGL più vicina e chieda del patronato e le farà, va con tutta la sua documentazione, la certificazione di invalidità, eventualmente quelli che sono anche i suoi redditi, perché sicuramente glieli chiederanno, e fissa un appuntamento, porta tutta la documentazione e le fanno la verifica della sua posizione e le diranno effettivamente cosa stabilisce la normativa nazionale. Le torno a ribadire che comunque il sindacato non decide su queste cose, perché se potesse decidere di queste cose sicuramente ci sarebbero condizioni migliori per tutti. Grazie Claudio, allora vada appunto all'Inca CGL a Padova, che non mi ricordo più la via Longhin, non via so Longhin, bravissimo, bravi. In via Longhin a Padova c'è l'Inca. Allora, c'è la sede della CGL, quindi se una dica sempre mi manda a Rete Veneta per avere una indicazione maggiore, perché ogni giovedì appunto siamo qui apposta anche per raccontare questo. Grazie Claudio, buona giornata. Buona giornata. Patronati Inca, ma ci sono ancora? Non c'è... Che succede? Resistiamo, ci saranno anche dopo, nonostante tutto. I patronati sono un punto straordinario di rapporto, di sussidiarietà rispetto alle regole. C'è questo taglio, stiamo protestando, anzi se non avete firmato, firmate, protestate, infatti. Con noi, vogliono tagliare i fondi ai patronati. Noi diciamo, se ci sono dei patronati che non fanno bene, colpite quelli, ma quelli che funzionano bene e fanno gli interessi dei lavoratori vanno aiutati. Esatto, allora, nel senso che noi ne abbiamo parlato più volte, e tra l'altro c'è questa mobilitazione perché appunto lo studio c'è un taglio di 150 milioni di euro, abbiamo raccontato anche settimane scorse che cosa fanno, e la dimostrazione pratica è questo, per esempio. Allora, Monica, eravamo arrivati, quindi importante, sì, prossimo anno l'invio della documentazione entro il 7 marzo, giusto? Per i datori di lavoro, il modello CUD, che si chiamerà Q2015 in realtà, quindi chiama nome, si abbrevia. Poi le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, anche loro sono tenuti dal prossimo anno a trasferire i dati che andranno appunto all'interno della dichiarazione precompilata entro il 28 febbraio, per appunto arrivare, come diceva Gigi, il 15 di aprile ad avere nel cassetto fiscale, ognuno di noi ce l'avrà, questa dichiarazione già bella e composta. Cosa succede? Per noi CAF da quel momento in poi dovremo chiaramente appunto gestire o questa dichiarazione o le modalità ordinarie, per arrivare poi al 7 luglio, ultimo termine per inviare la dichiarazione 730 all'Agenzia Entrate. Noi avremo un altro lasso temporale che va fino a novembre.
data entro la quale abbiamo la possibilità di rettificare eventualmente la dichiarazione presentata all'Agenzia Entrate, qualora ci si accorga, o da parte dell'utente o da parte nostra, che ci sono delle cose che non sono corrette. Ricordo che rimane ad oggi il nodo sulla responsabilità, lo citava anche Gigi, che è un elemento, diciamo, abbastanza importante, su cui chiaramente noi non ci sottrarremo, non l'abbiamo mai fatto neanche gli anni passati, perché esisteva il visto di conformità. Quest'anno si chiama visto pesante, appunto perché c'è anche la particolarità di doverci far carico della maggiore imposta che comunque l'utente dovrebbe pagare nel caso in cui ci sia un errore. Rimane appunto che non paga l'utente, ma pagherebbe, ma pagherà il CAF che ha sbagliato, salvo il caso in cui si dimostri il dolo da parte dell'utente, il che è molto difficile chiaramente, insomma, capire se una persona magari non ti porta la documentazione veritiera, conforme, quindi insomma è una situazione comunque da verificare. C'è un'altra telefonata, poi prepariamo un altro punto, perché ci sono cose molto interessanti per TASI, IMU, che magari vogliono sapere da casa, il TFR. Perché c'è una novità, mi pare, dell'ultima ora. Allora, chi c'è al telefono? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Con Marino, provincia di Treviso. Sì, prego. Niente, io sono iscritto alla CGL. Volevo solo due chiarimenti. Io ho letto che il CAF CGL cerca personale per la campagna fiscale 2015. Sì, l'abbiamo detto anche qui più volte, sì. Vuole proporsi? Io ho fatto domanda, volevo capire cosa consiste, cioè eventualmente se viene assunto per qualche periodo o cosa. Poi un'altra cosa, io attualmente sono disoccupato, ho delle proprietà immobiliari, cioè una casa, terreno, cioè io in pratica dovrei presentare all'unico. Se non lo presento, cioè, sono passibile di sanzioni o cosa? Perché io, non avendo nessun reddito, voglio dire, però, cioè, voglio capire, sono obbligato a presentarlo o no? Allora, aspetti, perché adesso dobbiamo parlare proprio di quello. Prima domanda gliela faccio io, ma è sicuro di voler andare a fare la campagna fiscale? Perché è pesantissimo, no? Perché deve ascoltare tutte le persone che si lamentano, sono preoccupate, cioè non è mica una cosa facile. Guardi, per uno che è senza lavoro... Sto scherzando, ovviamente. Fa qualsiasi cosa, non è che... No, ma ovviamente stavo scherzando, grazie, buona giornata, ma è l'occasione per dire, intanto ricordare che avevate lanciato proprio qui, da linea diretta, la ricerca anche di persone, di personale, e che poi ci vuole una preparazione... Non da poco, perché fate dei corsi, no? Infatti, allora rispondo un attimo al signore, perché lui ha detto che ha già inviato la sua candidatura. Allora ricordo solo al signore, se l'ha inviata, se viene, diciamo, scelto, le candidature dovevano essere, diciamo, proposte entro venerdì 21 di questo mese, riceverà una mail di conferma chiaramente per accedere ai corsi. Per rispondere a te, la preparazione viene data chiaramente attraverso dei percorsi di formazione che appunto inizieranno da dicembre e si protrarranno fino a inizio marzo all'incirca, e appunto per formare le persone, a maggior ragione in vista anche di tutte le novità e di cambiamenti che il governo appunto ci va, insomma, a proporre quest'anno. Quindi il signore sicuramente riceverà una nostra risposta, e in ogni caso eventualmente può comunque riutilizzare la mail che trova indicata all'interno del sito www.cgl.treviso.it per eventualmente riscriverci e avere ulteriori conferme. Ok, dovrebbe ricevere però questa mail lui stesso. Certo, e la questione è, l'unico invece domandava, non l'ho ancora presentato, dovrei presentarlo, che succede se non lo faccio? Innanzitutto, se non ha presentato ancora, è in tardività, perché il termine è trascorso per la presentazione del modello unico, è scaduto il termine ordinario, è scaduto il 30 di settembre. E cosa implica questa cosa? Questo implica che dovendolo presentare tardivamente, ovvero entro i 90 giorni, a tempo fino al 29 dicembre di quest'anno, e deve pagare una sanzione di 25 euro per l'omessa presentazione, più ravvedere le imposte, per cui pago 3,75 di imposta dovuta. Si reca presso il nostro CAF, vediamo la situazione com'è, terreni fabbricati, vediamo se è in situazione d'esonero o se deve presentare poi la dichiarazione. Poi, essendo titolari di proprietà immobiliari, terreni o fabbricati che siano, deve preoccuparsi che il 16 di dicembre scade l'IMU e la TASI da pagare, per cui anche quello deve produrre gli F24, pagare gli F24, e qualora non avesse fatto il versamento dell'acconto, per esempio dell'IMU entro il 16 di giugno, oppure della TASI per essere tra i comuni che avevano deliberati per primi entro il 16 di giugno, oppure entro il 16 di ottobre se avevano deliberato in seconda battuta a settembre,
deve provvedere anche a vedere, a regolarizzare la posizione in mutasi. Per cui anche lì deve mettersi a posto pagando una piccola sanzione. La domanda era anche, io sono disoccupato, devo pagare? Sì, purtroppo sì. Magari l'unico, se riesce a stare sotto la soglia di esonero dei 500 euro, magari anche no. 500 euro è la somma totale tra terreni e fabbricati rivalutati, certo, a norma di legge, altrimenti è soggetto anche all'obbligatorietà dell'unico. E qualora non potesse pagare, io ribadisco per tutti i soggetti che magari sono in difficoltà economica, affrontano la spesa dell'unico, presentano il modello unico, eventualmente pagano, hanno tempo poi per pagare le tasse, perché la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione, ecco, è assai più alta. Ecco, quindi questo dicevo, io se non la voglio presentare, diciamo, no, allora, la presenti perché il reato tributario, tra virgolette, ecco, è minore, eh? E la sanzione è molto più bassa. Mm. Eventualmente, facciamo un esempio, su 1000 euro da pagare di risultato della dichiarazione dei redditi, un'omessa dichiarazione, tipo minimo sono 258 euro, massimo 1000 euro di sanzione, più l'imposta da versare, più i relativi interessi. Se tu non versi solamente, ma presenti l'unico, hai con 300 euro ridotta, ridotta il 10%, per cui 100 euro te la cavi, paghi l'imposta dovuta e 100 euro. Quindi attenzione, farlo lo stesso. Monica, segniamoci un altro punto perché mancano 4 minuti, ma tanto poi sforiamo sempre. Mi ha colpito molto invece il fatto, io sono disoccupato, ci diceva, ho sentito delle cercate per la campagna fiscale, sono tanti ragazzi o le persone, insomma, che cercate sempre, no? Sì, in questo caso anche chi è disoccupato è a casa, quindi viene e cerca maggior ragione in un momento come questo. Sì, quando noi cerchiamo, Treviso magari negli anni passati qualche difficoltà c'era, adesso ne abbiamo parecchi che fanno domanda, ragazzi anche molto bravi, e che laureati, diplomati di tutti i tipi, insomma, ed è per me personalmente... Quanti sono di soldi? È anche una tristezza vedere che questi ragazzi non hanno dei posti consolidati e che quindi vengono di corsa da noi per fare 2 mesi. Ricordavo. Sì. Allora, abbiamo un'altra telefonata, le chiedo velocissimo però perché abbiamo alcuni punti da affrontare almeno velocemente ancora. Pronto? Sì, pronto. Prego signora. Sì, buongiorno, devo essere veloce, vero? Brava, perfetto. Mi chiamo, sono la signora Baldacchia, chiamo da Stra. Prego. Sì, senta, guardi, io so che è legale, però io volevo dare un attimino il mio sfogo. Io abito a Stra e sono in affitto, però ho un terreno che il comune di Fieso d'Artico ha fatto un'area edificabile ancora un po' di anni fa. Questo terreno che costa, via di Dio, perché ho pagato 2.200 euro l'anno scorso, 9,80 il primo a giugno e 1.220 a dicembre il saldo, perché mi hanno aumentato anche di 200 euro per lo più. E però su quest'anno mi ho fatto pagare anche la TASI, quasi 200 euro. Dico, ma è possibile che un comune possa solo fare... Ma a me non mi asse solo l'IMU, perché mi hanno caricato anche di un'altra tassa? Cioè una tassa sopra un'altra tassa. Almeno noi due, poveri disgraziati, un operaio e mezzo, che paga già un affitto alto, pagare l'IMU, pagare la TASI, ma perché ci tartassero? Manco ci potevano fare in maniera di... Vediamo quanto reddito avete, quanto potete pagare, invece non è in base al reddito, io lo so... Però volevo solo sapere se si può fare qualcosa a riguardo, se andando dal sindaco a parlare, perché certo, anche il sindaco ha detto che abbiamo applicato la quota minima per chi paga già l'IMU, però pagando già tanto di IMU non volevo sapere se... Grazie signora Baldano, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, grazie. Poco complicato, in altro comune mi è sembrato di capire, quindi sì, a Fieso d'Artico. È molto semplice, praticamente il comune... È edificabile, quando... quindi insomma meglio venderlo, no? A questo punto, cioè... Sembra quasi che sia quello l'invito, no? Sì, ma è, tra virgolette, è meglio venderlo se prima si è fatto un affrancamento del terreno, ovvero si è rivalutato il valore, se non becca una botta di tasse in dichiarazione che Dio solo lo sa. Per cui se ha bisogno di una consulenza da quel punto di vista siamo qua e siamo pronti. Anche qua, scusa Graziano, prego. Adesso, a me piace anche scherzare, la sussidiarietà significa che il cittadino che non sa e non fa quello che dice Graziano, prende anche poi i cittadini, prendono una cartonata. Decine di migliaia di euro paghi tante volte sulla vendita, cioè, di cosa deve fare? Quindi conviene sempre venire al CAF, anche solo per viene sapere. Viene al CAF e ci dice quali sono le sue intenzioni, sempre quando si deve acquistare o vendere un immobile, perché tante volte le agevolazioni, dalle più sciocche alle più sostanziose, non si conoscono tutte, perché la normativa è in continua evoluzione. Poi
Ci conosci da tempo, sai che per noi le cose cambiano anche sette volte su una mattina. Non mi avete mai detto la stessa cosa due giovedì di seguito. Cambiano anche sette volte su una mattina. E quello poi non imparo. Di conseguenza si è proprio di aiuto alle persone nell'affrontare le spese importanti della vita. Tante volte dice, va bene, mi libero, come la signora potrebbe dire, mi libero del terreno, dell'area edificabile che mi costa 2.300 euro di imposte l'anno. Sì, ma devi farlo in maniera oculata, perché nessuno ti dice mai che puoi applicare una tassazione agevolata se puoi al 20%. Nessuno ti dice mai che pagando un 4% di imposta sostitutiva dopo tu ti introiti tutto l'intero rogito, quello che incassi dal rogito. Cioè ci sono delle piccole normative. Quindi il consiglio della signora è andare a vedere se vuole venderlo tranquillamente. Mentre dal punto di vista della tassazione il comune ha già fatto l'equiparazione tra IMU e TASI e doveva per forza rimanere nei termini di legge del limite massimo dei 10,6 con la maggiorazione. Possiamo dire alla signora che si aggreghi anche a noi, che siamo quelli per l'ICI. Che era più noi eravamo facile. Quelli che non volevano abolire l'ICI. Si pagava molto meno con l'ICI. Ma porca miseria. Adesso sai che si parla di local tax, per cui non sentiremo più parlare di IMU, adesso che abbiamo imparato. Di TASI, adesso stanno già cambiando un'imposta unica. È difficile, perché è difficile per il cittadino, ma è difficile anche per il tecnico, perché adesso stiamo rivedendo con Monica, poi è pienamente a conoscenza perché è dentro nel problema. Si sta rivedendo tutte le delibere TASI e IMU, per cui per la TASI deve avere una mente, per l'IMU deve averne un'altra, per cui devi fare piccoli pezzettini il tuo cervello e in base all'argomento muoverti e fare sempre il doppio controllo che siano state rispettate le normative di legge nazionale. Perché alle volte sforano, trovi di quelle cose che allucinanti. Ovviamente abbiamo sforato anche noi, però approfittiamone, diciamo qualcos'altro, Monica? No, aggiungo a quello che stava dicendo Graziano sull'IMU e sulla TASI, sull'IMU in particolare, perché è uscito appunto un provvedimento, purtroppo è uscito oggi, il 16, mi raccomando, c'è la scadenza 16 dicembre, la scadenza per il saldo IMU e TASI, una novità che riguarda i terreni, perché tempo fa, un giovedì, forse del mese di ottobre, avevamo accennato al fatto che c'era la possibilità per una parte di terreni agricoli montani di essere completamente esenti dalla posta. Oggi guarda, se tu lo vuoi leggere, è uscito proprio il provvedimento in cui si dice che sono esenti dall'imposta municipale propria, quindi dall'IMU, i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani che è pubblicato in un sito, oppure sono esenti dall'imposta municipale i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli sempre iscritti nella previdenza dei comuni ubicati a un'altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri. Ecco, tu dimmi, questo cioè, che è un esempio. I terreni agricoli, quindi, che stanno sopra i 600 metri? Non pagheranno, sono esenti, quindi la norma che devi identificare. No, perché questo dice sono esenti dall'imposta quelli fra i 281 e i 600 metri. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti al secondo punto, questa è un'altra fattispecie. Questi sono i terreni, sono esenti dall'imposta, i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 600 metri, metri e oltre in su, e non pagano, non pagano inoltre quelli che sono tra un'altitudine di 281 metri e 600 metri, ma che sono proprietari i coltivatori diretti, imprenditori agricoli. Ma tu dimmi, questo è un esempio di norma, capisci? Oggi Infatti volevo fare un'altra domanda. No, e queste persone devono regolarizzare l'IMU entro il 16 di in un'unica soluzione entro il 16 di dicembre. Perché non hanno pagato nulla. Cosa vuol dire in un'unica soluzione? Che devono pagare dall'1/1 al 31 dicembre tutto in un'unica volta. Tutto che non hanno pagato fino ad adesso. No, perché non era previsto. Devono pagare tutto insieme entro il 16 dicembre. Susegana è parzialmente montano nel vecchio. Vittorio adesso, Veneto è montano nel vecchio, adesso devono ancora pubblicare gli elenchi, per cui cioè questo sito dove bisognerebbe andare a vedere www.istat.it non è ancora completo, esattamente, dobbiamo capire i comuni. Bene, siamo al 20 novembre, sappiate che entro il 16 dicembre bisogna pagare, speriamo che sia aggiornato, ma ne riparleremo, immagino, no? Volentieri. Bene, allora ne riparleremo, quindi ti riconsegno il malloppo. Due cose. Tu da qui hai capito come noi siamo in questo periodo sotto pressione in maniera impressionante e abbiamo ancora molte cose da capire, da decidere, quindi è una cosa impressionante. Però volevo fare un appello, lo stavo facendo prima, poi mi hai tolto la parola. Sempre, beh, io ci provo ogni volta che posso, certo. No, bisogna che i cittadini non si fidano di tutti amici che con loro pingli vogliono fare il 7:30, o insomma, non si devono rivolgere a terzi
che gli inviano il 730 o che gli fanno il prossimo 730, quello precompilato, anche se solo per conferma, se non gli fanno una fattura e se non gli fanno un documento di responsabilità. Badate che questa... Cioè che se sbagliano pagano loro. Non solo, no? Se sbagliano pagano loro, ma probabilmente c'è anche la ritracciabilità dell'IP del computer, perché faccendieri e gente strana ce n'è, ma anche i stessi amici potrebbero fare errori che poi è complicato capire come va. Ecco, non fidatevi. Velocissimo, perché siamo già fuori coi tempi, Monica, nuovo ISEE? Sì, cioè? Dobbiamo solo ricordare questo, che dal 1 gennaio 2015 cambia l'ISEE, quindi l'indicatore, ecco, situazione economica equivalente. Ah, che bello, facciamolo questa, vedere. Ecco, è, facciamolo vedere, grazie a noi. Sono in modello. Colorato, così bello. Bellissimo. Insomma, quindi, sì, ma da un modello ne hanno fatto tre, ufficio complicazioni, affari semplici. Esatto. Noi, l'ISEE sarà una complicazione, ma tu sai che per alcuni ISEE ci danno 2,50 euro? Ma noi non entriamo oggi nel merito della complessità della norma. E ci tocca lavorare mezz'ora. Vogliamo solo siamo dire sfruttati dallo Stato, questa è la verità. Di fare attenzione ai tempi. Attenzione ai tempi. E dopo parlano anche male. La cosa che a me preme è questo: oltre alla complicanza giustamente della norma, i tempi, dal 1 di gennaio, quando entrerà in vigore questa nuova modalità di compilazione dell'ISEE, a prescindere dalla, diciamo, complessità dei dati che vengono richiesti, che sono di più rispetto a quelli che vengono chiesti oggi, ma non si può pretendere che il CAF oggi tu ti presenti, chiedi la compilazione dell'ISEE perché domani ti scade un bando e per portarlo domani l'ISEE all'ente, perché non sarà più così, ma non per volontà nostra, perché i tempi imposti dall'INPS sono diversi, minimo ci vogliono 10 giorni. Oggi tu fai l'ISEE da parte nostra, dobbiamo noi aspettare un tempo minimo di 10 giorni per avere la risposta da parte dell'ente, da parte dell'INPS, scusa, prima di ricevere l'attestazione ISEE, certo, con il valore. Quindi mi raccomando, le persone, cioè noi cercheremo di fare informazione e chiaramente di dare insomma il maggior supporto possibile, ecco, però non ci si potrà più prendere all'ultimo minuto assolutamente per poter richiedere. Ma ci rivediamo giovedì prossimo, insomma, perché secondo me è meglio tornare su alcuni punti, tanto che non abbiamo, vabbè, poi vediamo, perché insomma giovedì prossimo affronteremo sicuramente altre cose. Avete visto anche la praticità, l'utilità per esempio dei patronati, per scoprire se si può pagare di meno, come chiarire alcuni punti. E questa cosa dell'IMU che facciamo finta di aver capito, no? Che sui comuni. Meglio che tu faccia finta di aver capito l'ISEE, che è quello più complicato. Il nuovo ISEE, sì, il precompilato, insomma, tante cose. Grazie a Monica Giovo, grazie a Robasso, Pierluigi Cacco. Grazie. Ci rivediamo giovedì prossimo, come sempre, alle 13.15. I nostri TG a partire dalle 18.30. Buona giornata.